Amici sportivi di Prima TV, buon pomeriggio da Pellegrino Marciano in diretta dal Partenio Lombardi. Va in scena la 17esima giornata del girone B del campionato di Primavera 3 e l'Avellino di mister Raffaele Biancolino sfida oggi il Gubbio. Giornata soleggiata, speriamo anche per l'Avellino, in ottica a 3 punti, sicuramente una gara importante dopo la sconfitta per 3-0 contro il Catanzaro nello scorso turno. L'Avellino va a caccia dunque di un riscatto. Ecco il signor Roberto Tudino della sezione di Battipaglia, Gian Pietro 1 contro 1 con l'avversario, palla dentro per De Pasquale, attenzione al destro in diagonale, c'è il palo, il primo squillo dell'Avellino al primo minuto della partita con Dylan De Pasquale, diagonale destro che colpisce il palo, anche il palo interno se vogliamo, anche sfortunato in questa circostanza il 10 biancoverde. Parte il cross, c'è un colpo di testa, si continua a giocare, non c'è fallo secondo l'arbitro, poi il destro che finisce in porta per il vantaggio del Gubbio con Paciotti, dovrebbe essere, sì, numero 7, un grandissimo gol da parte di Paciotti, il minuto 42, è riuscito a calciare cadendo, mandando il pallone all'incrocio dei pali dove Mele non poteva arrivarci. 1-0 al Partenio Lombardi, Gubbio in vantaggio con Paciotti, lancio lungo di Tugliani, ma non c'è più tempo, dopo un minuto di recupero si va a riposo con il Gubbio in vantaggio per 1-0 e Fusco. È cominciato il secondo tempo, lo vedremo. Faccio l'angolo intanto, Di Martino la mette nel mezzo, Pedro di testa, il salvataggio praticamente sulla linea da parte di Pauselli, poi Longobardi, la palla finisce di pochissimo fuori. Parte il cross, Mele con i pugni, poi Giampietro deve liberare, ma è in vantaggio D'Angelo, arriva De Pasquale, ancora D'Angelo, problema di girarsi in due su di lui, D'Angelo se ne va alla grande, occhio a D'Angelo che entra in aria, ancora D'Angelo, lascia lì per il tiro da parte di Tugliani. D'Angelo nello stretto, doppio passo di D'Angelo su Pedro, finte contro finte, Pedro gliela tocca, ancora D'Angelo in scivolata, la tiene Regni, cross nel mezzo, la palla passa a 3 piedi e c'è il gol del Gubbio che fa 2-0 con 3 piedi, la dormita della difesa biancoverde, e al minuto 17 il Gubbio si porta sul 2-0 col cross di Regni e 3 piedi che facile facile ha dovuto soltanto insaccare. Perde palla ingenuamente e allora il Gubbio può ripartire, 3 contro 2, adesso 2 contro 2 perché Longobardi non ce la fa. Simeone va a puntare balestriere, Simeone lo salta, Simeone col destro e sbaglia clamorosamente il piazzato Simeone. Grandissima occasione per chiudere definitivamente i giochi da parte del Gubbio. Longobardi, ora De Pasquale si accentra, De Pasquale, palla sul destro, De Pasquale va col tiro alto, sopra la traversa, ci ha provato Dylan De Pasquale, sicuramente tra i più attivi. Gian Pietro, Di Martino, parte il cross in aria di testa, c'è il volo di Falco con l'Avellino che accorcia le distanze al minuto 23, il gol di Angelo Falco, un bel colpo di testa con un bel cross di Di Martino che, come è andato ad affondare, è riuscito a fare male. Regni, il cross, esce Mele così così e poi c'è il salvataggio praticamente di Musto sulla linea, non è finita perché il Gubbio attacca ancora. De Pasquale accelera, De Pasquale la mette nel mezzo, attenzione dove c'è il Matador, Salvatore Fusco non può sbagliare e non sbaglia, pareggio dell'Avellino al 26esimo con l'assist di De Pasquale, non ha sbagliato col piattone destro il Matador Sasa Fusco, 2-2 al Partenio Lombardi. E dunque l'Avellino ci riesce ad acciuffare questa partita e addirittura ci sarebbe il tempo di ribaltarla perché siamo praticamente al 27esimo. Di Martino viene nel campo, allora Lusciano, testa alta, se Longobardi che va da Musto, la mette giù Musto, palla dentro, 1-2 buono con Falco, attenzione all'Avellino con Musto che la può mettere, lo fa, morbida nel mezzo!
Pasquale, rimonta completata dell'Avellino al Partenio Lombardi. Incredibile quello che è successo. Al 29esimo cambia nuovamente il punteggio, 3-2 per l'Avellino. Una bellissima azione con un'ottima sponda di falco per Musto che l'ha messa morbidissima. È arrivato De Pasquale più in alto di tutti. Primo gol con la maglia dell'Avellino per il numero 10, che aggiunge il gol anche all'assist fornito poco fa. Verrebbe da dire clamoroso al Partenio. Simeone. Cross lungo, colpo di testa e poi c'è un salvataggio clamoroso di De Pasquale sulla linea di porta. E occhio perché l'Avellino può distendersi in contropiede. Attenzione, 4 contro 2. Falco per Longobardi. Longobardi, la parata di Andreoli, tutto clamoroso. Con Biancolino che stava per lanciare in campo Solaro. C'è Paciotti. Paciotti fino in fondo, Paciotti, la palla per Simeone in aria, occhio a Simeone, prova la giocata, anche scivolata, e poi c'è il tiro, il salvataggio praticamente di Di Paola sul tiro a botta sicura di tre piedi. Mersala, il lancio dove c'è Simeone che lascia scorrere per tre piedi in aria, tre piedi col destro, deviato ancora da Giampietro che va ancora ad esultare. Un po' troppo scoperto probabilmente l'Avellino per essere in vantaggio 3-2. Ancora Bita, palla sul sinistro, occhio adesso il Gubbio, c'è un cross nel mezzo, Mele la tiene lì e poi Simeone, e c'è il gol del Gubbio che pareggia. Il gol del Gubbio che pareggia con Simeone al 48esimo e 10 secondi. Al 48esimo pareggia il Gubbio, 3-3 al Partenio Lombardi, una partita incredibile. E l'Avellino non ha saputo gestire il finale, ha rischiato troppo. Non c'è più tempo, al 49esimo esatto l'arbitro fa tre fischi e manda tutti negli spogliatoi, finisce 3-3.